Salve a tutti, io sono John Power e benvenuti in questo mio nuovo video. Prima di iniziare, voglio ricordarvi che qui sotto in descrizione troverete il link per seguirmi sul mio profilo Instagram, se vuole dedicato al canale, se vuole un personale, e anche il link del mio gruppo Telegram in cui si parla di cinema, quindi di film, ma anche di serie TV. Inoltre, sempre in descrizione, troverete anche il link del mio amico che ha realizzato il logo, la copertina del canale e tutte le copertine dei miei video. Detto questo, direi di iniziare, ma prima un piccolo avviso. Dividerò questo video in due parti, una prima parte no spoiler e una seconda parte spoiler. Ovviamente io vi avviserò appena inizieranno i spoiler. Detto questo, devo iniziare subito con il video di oggi, in cui andrò a fare la recensione del film del 2021 Madres Paralelas, scritto e diretto da Pedro Almodóvar. Purtroppo non sono riuscito a vedere questo film al cinema l'anno scorso, quindi nel 2021, ma fortunatamente Sky l'ha trasmesso e quindi sono riuscito a recuperarlo. L'ho visto e posso dirvi che mi è piaciuto. È un film, a mio parere, molto interessante sotto vari punti di vista. Ad esempio, ho apprezzato le tematiche che vengono trattate all'interno di questo film, anche se devo dire una cosa, forse l'unico vero e proprio difetto di questo film, personalmente parlando, è il fatto che non tutte le tematiche abbiano lo stesso e giusto spazio all'interno del film, perché capisco che Pedro Almodóvar abbia preferito concentrarsi su alcune tematiche, però anche quelle tematiche, diciamo, meno presenti all'interno di questo film potevano essere maggiormente approfondite. Ecco, non ho notato questo equilibrio fra tutte le tematiche presenti all'interno del film. Questa forse è l'unica cosa che un po' mi ha fatto storcere il naso, ma comunque anche quelle tematiche meno presenti all'interno del film mi sono piaciute e le ho trovate interessanti, per quanto non siano state approfondite così tanto come avrei voluto e come avrei sperato, ma di questa cosa ve ne parlerò sicuramente meglio nella parte spoiler quando vi parlerò delle tematiche presenti all'interno di questo film, perché tutte le tematiche che vengono trattate all'interno di questo film sono a mio parere molto interessanti e non era facile. Diciamo, parlare di tutte queste tematiche senza appunto rischiare di risultare banale, superficiale o ripetitivo. Invece Pedro Almodóvar è riuscito a trattare tutto ciò, a parlare di tutte queste tematiche, a mio parere, in maniera particolarmente azzeccata e in modo, a mio parere, anche molto interessante. Quindi complimenti a lui per le tematiche che ha deciso di trattare all'interno di questo film, ma a parte questo aspetto ho apprezzato anche altri lati di questo film, come ad esempio la regia. Pedro Almodóvar, sotto questo punto di vista, a mio parere è stato molto bravo. Una regia che mi ha convinto dall'inizio alla fine, così come mi ha convinto anche la colonna sonora. La colonna sonora di questo film è meravigliosa, davvero, un'ottima colonna sonora. Ogni volta che sentivo le varie musiche all'interno del film, davvero, mi venivano i brividi alla pelle d'oca perché è una colonna sonora, a mio parere, davvero degna di nota. Poi, passando ai personaggi, ho apprezzato il modo in cui sono stati scritti e approfonditi. Sono dei personaggi, ognuno con una propria identità e una propria personalità, e questo è un aspetto sicuramente positivo per quanto mi riguarda. Dei personaggi davvero ben scritti, ben caratterizzati, ben approfonditi, e ho apprezzato anche le varie interpretazioni attoriali, soprattutto quella di Penelope Cruz, molto brava lei all'interno di questo film. Secondo me, la sua interpretazione attoriale all'interno di questo film è la migliore fra tutte quelle che ho visto all'interno di questa pellicola, appunto. Quindi complimenti a lei, ma complimenti anche a tutto il resto del cast, anche tutti gli altri attori e tutte le altre attrici mi sono piaciuti all'interno di questo film. Però Penelope Cruz, appunto, mi ha convinto davvero tanto. Complimenti a lei e complimenti, come ho già detto prima, anche a tutto il resto del cast. Poi, che altro posso dirvi? Ho apprezzato anche proprio la storia del film, una storia che mi ha coinvolto, una storia che dall'inizio alla fine ho trovato molto godibile e scorrevole, non mi ha mai annoiato questo film e anzi avrei preferito qualche minuto in più proprio per approfondire quelle tematiche di cui vi avevo appena accennato poco fa, che secondo me avrebbero meritato maggior spazio all'interno del film. L'inizio mi è piaciuto, la parte centrale pure e anche la parte finale. Con qualche minuto in più sicuramente avrei dato un voto più alto a questo film che comunque vi consiglio assolutamente di vedere perché è un film che spero riesca a lasciarvi, a trasmettervi qualcosa proprio come ha fatto con me. Quindi è per tutti questi motivi che ho deciso di dare a questo film 3 stelle e mezzo su 5, un voto a mio parere meritato per un film da vedere, un film che secondo me poteva puntare ancora più in alto, un film che sicuramente qualcuno di voi apprezzerà di più rispetto a me e mi farebbe piacere questa cosa, mi farà sicuramente piacere perché è un film che, ripeto ancora una volta, anche se non ho dato un voto più alto rispetto alle 3 stelle e mezzo, è un film che potrei rivedere tranquillamente, però ripeto, quell'aspetto delle tematiche, di alcune tematiche che purtroppo non vengono approfondite in tutto e per tutto, mi ha un po'
diciamo, deluso sotto un certo punto di vista, anche perché il film mi è piaciuto, il film mi ha convinto, quindi perché non aggiungere qualche minuto in più per approfondire quelle tematiche che vengono un po' messe da parte, vengono riprese solo in certi punti del film, anche se capisco le tempistiche che comunque all'interno del film sono state gestite abbastanza bene, ma comunque si poteva trovare qualche minuto in più, si poteva trovare un po' di spazio in più per, anche per queste tematiche che appunto non vengono approfondite in tutto e per tutto, secondo me. Ma comunque, vedetevi questo film se non l'avete ancora fatto, perché è un film che di sicuro non dimenticherò. Non sarà uno dei miei film preferiti di sempre, ci mancherebbe altro, ma è comunque un film che ricorderò con piacere. Quindi, detto tutto ciò, io direi di aver concluso qua con la parte no spoiler. Vi ricordo di iscrivervi al mio canale se non l'avete ancora fatto per non perdervi i miei prossimi video. E inoltre, vi ricordo di attivare la campanellina per rimanere sempre aggiornati sui miei prossimi video e per ricevere una notifica ogni volta che uscirà uno nuovo. E direi di iniziare con gli spoiler fra 3, 2, 1. In questa parte spoiler voglio parlarvi principalmente delle tematiche che vengono trattate all'interno del film e anche di quelle scene che mi hanno davvero convinto, quelle scene che mi sono piaciute e ce ne sono tante all'interno di questo film. Però vorrei prima partire dalle tematiche di cui parlavo, o per meglio dire dalle tematiche che vi avevo appena accennato nella parte no spoiler, e qui posso parlarvene in maniera più specifica e approfondita. Ad esempio c'è la tematica dell'amore, ovviamente c'è una storia d'amore, anche più di una storia d'amore all'interno di questo film, ma non sono storie d'amore, diciamo, noiose, sono delle storie d'amore interessanti perché vengono introdotti anche dei concetti molto, appunto, particolari per quanto mi riguarda, per meglio dire molto interessanti, come il concetto di famiglia allargata o anche i desaparecidos. Ecco, è questa la tematica che secondo me avrebbe meritato un po' più di spazio all'interno del film, anche proprio nella parte finale. Mi sarebbe piaciuto vedere qualcosina in più. Capisco che all'interno del film viene anche giustificata questa cosa dei desaparecidos perché ci vuole un po' di tempo per permettere gli scavi e quindi con questa scusa, per così dire, viene messa da parte questa tematica. Però durante tutto il corso del film qualche approfondimento in più sotto questo punto di vista mi sarebbe piaciuto trovarlo e vederlo, ma è comunque anche questa una tematica che all'interno del film viene, diciamo, presentata molto bene, e anche se non viene trattata né approfondita al 100%, quelle poche scene che vediamo per quanto riguarda questa tematica, soprattutto nella parte finale, sono delle scene davvero coinvolgenti che mi hanno anche fatto emozionare. Infatti il finale del film per me è davvero meraviglioso, un finale che chiude questo film alla perfezione, e a parte tutta la parte finale ho apprezzato anche l'inizio del film, come ci vengono presentati i vari personaggi. Bravissima Penelope Cruz per quanto mi riguarda, un personaggio molto interessante secondo me, così come anche l'altra protagonista, l'altra ragazza che impareremo a conoscere durante tutto il corso di questo film. Anche il fatto che entrambe partoriranno allo stesso giorno è una cosa che le lega in qualche modo, e quindi anche questa cosa l'ho trovata molto interessante. Questo rapporto fra le due protagoniste mi è piaciuto davvero tanto. Ho apprezzato tantissimo anche proprio la scena del parto, dove vediamo entrambe le donne soffrire e poi però appena vedono le loro rispettive, non mi ricordo se erano maschi o femmine, i loro bambini, le loro bambine, vabbè, diciamo i piccoli, ecco, chiamiamoli così, i neonati, diciamo, i loro occhi brillano di gioia e di felicità. Anche se comunque mi è piaciuto molto il modo in cui ci vengono mostrati diversi punti di vista delle due protagoniste, perché da un lato vediamo il personaggio interpretato da Penelope Cruz che appunto lei è felice e contenta di aver avuto, diciamo, questo neonato, questo bambino, mentre l'altra ragazza no, perché purtroppo l'altra ragazza è stata vittima di revenge porn. Ecco, anche questa è una tematica che all'interno del film avrebbe meritato, secondo me, un po' più di spazio, però viene un po' messa da parte, tralasciata durante tutto il corso del film, e quindi la ragazza e non voleva avere, diciamo, questo neonato, però alla fine l'ha avuto e ovviamente l'ha accettato, mentre il personaggio interpretato da Penelope Cruz voleva appunto questo bambino, come vi ho detto poco fa. E quindi anche questi due diversi punti di vista, anche poi il fatto di accettare di aver avuto questi neonati, è una cosa molto interessante, perché poi durante tutto il corso del film ci sarà anche quel colpo di scena che mi ha un po' ricordato il 7 e l'8 con Figaro e Picone, dove capiamo che i due bambini, i due neonati sono stati
stati scambiati proprio nelle loro rispettive culle, e quindi in realtà il figlio di un personaggio è il figlio dell'altro e viceversa. Quindi c'è anche questa cosa molto interessante che verrà portata avanti durante tutto il corso del film. E anche qui i punti di vista delle due protagoniste sono molto interessanti, ci fanno riflettere, ci fanno ragionare, perché ovviamente il personaggio interpretato da Penelope Cruz ha cresciuto, il figlio o la figlia, ripeto, non mi ricordo il sesso, ma comunque ha cresciuto il neonato dell'altra ragazza e non vuole dirglielo perché ormai si è affezionata, però poi glielo dirà durante, diciamo, il film. E quindi anche quella è una scena, a mio parere, che funziona, perché ci fa capire, ripeto ancora una volta, entrambi i punti di vista, ma ci fa capire anche come appunto certe decisioni, certe scelte sono davvero difficili da prendere, da compiere. Quindi non è così facile, diciamo, gestire determinate cose, quindi anche scelte di questo tipo e di questo genere. Quindi ho apprezzato tantissimo anche i rapporti e i legami fra i vari personaggi. Mi è piaciuto il modo in cui vengono approfonditi tutti dal primo all'ultimo, soprattutto appunto i due personaggi principali. Quindi è un film che posso riassumere così, ovvero un film bello da vedere, un film molto interessante che mi ha anche fatto riflettere sotto certi punti di vista, come ho detto poco fa, ma è un film a cui manca qualcosa per fare quel passo in più. Ripeto, le tematiche del revenge porn e del Desaparecidos, secondo me, avrebbero meritato un po' più di spazio all'interno del film. Magari si poteva togliere qualcosina per quanto riguarda la storia d'amore, il concetto di famiglia allargata, anche perché poi il tutto comunque si risolve per il meglio, perché i due personaggi principali avranno un chiarimento, quindi ci sarà appunto anche questo concetto della famiglia allargata, e quindi si potrà andare avanti. È un film anche particolarmente drammatico quando scopriamo della morte della figlia, non o per meglio dire, quando scopriamo la morte della figlia del personaggio interpretato da Penelope Cruz, ma lei ancora non lo saprà dopo che ha perso la figlia, proprio per quel malinteso, per quello scambio nelle culle dei due figli, ripeto, in pieno stile il 7 e l'8 di Ficarra e Picone, che mi ha ricordato tantissimo questa dinamica. Certo, Madres Paralelas è un film molto più drammatico rispetto al 7 e l'8, ma comunque meno male che alla fine almeno il tutto si risolve per il meglio, per così dire. Quindi è un film che dall'inizio alla fine mi è piaciuto, potrei rivederlo tranquillamente, ve lo consiglio ancora una volta se non l'avete ancora visto, appunto perché è un film che merita di essere visto. Quindi, detto tutto ciò, io direi che concluso qua con il video di oggi e ci vediamo alla prossima. Ciao!